tante soddisfazioni da la scala di Tortona quest'oggi non si realizza, un problema fisico durante uno degli ultimi allenamenti condiziona la presenza, se lo pronti per iniziare a giocare, contenti con il Pietra, facile per il giocatore che ne mette insieme altri due. Giro, Bertone, Libeca finta il blocco, poi arriva il blocco per Libegovic, Riccioli, Libeca, in fondo dalla sinistra, palla, Cucci tocca, Carasso controlla, loro si spacca 200 all'ora, questa è la prima, Doia, dove avete voluto, noi non commette fallo, Doia recupera con una buona stoppata, però la fine è questa, squadra che segna oltre 80 punti di media in partita fuori casa, in casa se non sbaglio dovrebbe arrivare intorno anche agli 88 punti, perciò vedremo tanto il spettacolo questa sera. Cucci, Ranelli, Lorenz, Cucci dalla media, hanno due, hanno Ducato, ci ricordano i giocatori di Tortona, 7-0 per Latina, Michel Libegovic, due blocchi per lui, Ideca, fallo, non realizza, fallo di Carson. Fortunato il neo acquisto, ormai la terza giornata a Tortona, con un ottimo impatto, specialmente nei minuti dove naturalmente la condizione è migliore. Fa una passeggiata di fronte di dopo che ha lasciato la palla, non dovrebbe farlo, richiamato. Ideca che tiro libero, va il primo. 10 punti di media, 1 su 2 in tiri liberi per la maglia del Deltona e quest'oggi subito un 1 su 1, i punti se non sbaglio nell'ultima partita di campionato per il 6-8 punti, tutti nel suo nome, ma nel secondo Carson, un passo difensivo, Lorenz, Cucci blocca, può passare sopra Spizzicini, alzando il blocco, Carson, cambi difensivi, Vermelli, Lorenz, tripla da un metro oltre la riga, e la mette dentro anche questa.
10 punti Latina, 1 Tortona, e questa è subito la forza della squadra di Latina. Spizzichini va fino in fondo, fallo di Cucci. Tortona non conclude ancora stazione, un punto su tiro libero dopo 3 minuti. Secondo fallo di squadra. In questa occasione va il primo, 74% in campionato dalla linea di tiro libero per Spizzichini, 5 punti di media in 15 partite, ma tanti problemi fisici che hanno condizionato il rendimento nelle prime giornate, dove ha giocato, diciamo, con non al meglio la condizione, ma anche il secondo, 3 Tortona, 10 Latina. Latina che ha sbagliato il tiro in sopra, ma da una lunga distanza, 2 triple. Decisione, se il passaggio di Tortona, ruba la palla, va fino in fondo, scarica, perde palla, però Doia si recupera, Cucci gli se lo ritrova tra le mani, e Tortona perde una possibilità per avvicinarsi, una bella palla recuperata da Tortona, una sbaglia però un passato, Cucci, Fabi, sbagliato speciale, Carson da 3, sbaglia, Pizzichini, Doia, forse non fischiato, un altro contatto, se andava dentro molto probabilmente non fischiavano niente, secondo il caso, secondo di caso, il caso che falli commessi a partita, sono già 2 in 4 minuti. Gotain in campo, Gorto il primo di Lideco, Gotain in campo, coach Gramenzi, va dentro, 50%, 2 su 4, Tortona arriva a 4, solo su tiro libero, Tortona non ha ancora segnato su azione in questa partita. C'è un po' la difesa, Cucci, Fabi, fallo, Pizzichini direi, esatto, c'è una mano a palla. Sorvegliato speciale Agustin Fabi, perché essendo il miglior realizzatore della squadra di Latina, con 19 qualcosa. Carson tripla, messa anche questa, verso 4 lo tira dalla lunga distanza, tutti i giocatori che hanno piacere nel tirare da 3 punti, con tantissime bombe tirate e realizzate, quasi che sembra la palla da Carson, abbiamo un vantaggio, tripla lasciata, Pizzichini la mette, primo canestro al campo di Tortona dopo oltre 4 minuti e mezzo di gioco, però si sblocca anche in questa maniera, Fabi vincela bene, Cucci perde il controllo della palla, Bertone recupera, tripla dopo aver fatto il primo, se la sente, sbaglia, Carso di quasi un sospensivo, Vernelli, Cucci, Vernelli, si spostano in angolo, ha messo il tiro, ottima la mano di Vernelli, ricordiamo già visto tante stagioni in questa serie, 63% da 2 punti in campionato, sempre educato, Cartone, tripla, resto e tiro, sbaglia, rimbalzo fisico con Doia lotta, ma Cucci se lo trova il pallone tra le mani, Lorenz, Merletti, Fabi dalla tripla dall'angolo, catch and shoot, Tortona non riesce a fermare l'onda di Latina e coach Ramondino chiede time out per mettere a posto un po' di cose. Prima di tutto fuori Bertone, dentro Viglianisi, un po' più di difesa forse e un po' più anima bianconera in campo per Tortone, mentre per Latina è uscito Cucci, mi sembra che sia entrato Baldassare, no,
Begovic, Ibeka doveva fare una cosa, non è ancora entrato nei giochi. Piccinini blocca, riblocca, Ibeka stacca l'area, butta in alto un pallone per andare a rimbalzo di Ibekovic, parte del numero 18 a 9, entrato lui in campo, ha cambiato la coppia di lunghi contemporaneamente, coach Gramezza. Due falli di calcio hanno consigliato allontanare dal campo l'americano per evitare problemi di falli. Due tiri liberi per Ibeka, fino adesso 3 su 4 in campo, vediamo. Sbaglia il primo. Va il secondo, 1 su 2 dal giro della lunetta di Ibeka. Lorenz, il Bignanisi che è un pochino, dovrebbe essere più aggressivo nei piani di Coccio Romandino. Pernelli passa dietro Cristichini, il gioco di Allori, Lorenz, bel taglio, Pernelli rimbalza consigo, Spizzichini controlla il pallone. Ibeka, triple in transizione, una delle sue specialità, e dal boato che si sente nel pubblico del palo oltre Po, la bomba è andata a canestro. 11 Tortona, 18 Latina. Buoni blocchi, Fabio dovrebbe ricevere, invece c'è la doppia uscita, eccolo qui che arriva a ricevere di nuovo, uno contro uno contro Viglianisi, passa dietro, resta il tiro da due, sbaglia, Ibeka lotta, rimbalza, la prestanza fisica la meglio su Allodi. Pizzichini, lotta Ibeka, Doia, 8 metri, tiro, anche questo. E la volta di Tortona a giocare a cash and shoot, dopo 4 errori consecutivi, ne vengono messi due, uno dietro l'altro. Allodi, Lorenz, lotta, passa il segue Viglianisi, resta il tiro dalla lunetta. Ibeka non ha i piedi per rimanere un pochino più alto, legge bene Lorenz la situazione. 20-14, punteggio molto alto, ancora 2:40 da giocare. Doia lascia sul posto Baldassare, va a rimbalzo offensivo, controlla il pallone dallo stesso lanciato canestro, e la seconda tentativo fa canestro. 20-16, Bernelli, Pavic viene impedito di ricevere, Ibeka ci fallo. Garri e Gergati su più del cambio, Ibeka per Spizzichini, lasciano il campo, il capitano entra contro Lodi, subito in difesa. Carico, perciò non fallo su tiro. Secondo fallo consecutivo in 30 secondi per Ibeka. Coach Ramondino lo lascia in campo. Allodi, Garri tiene la posizione, poi prende anche il rimbalzo. Due belle rimesse per la fila perché sono riusciti a ricevere i giocatori. Primo Baldassarre in questa occasione all'Odio, ma non sono riusciti a concludere con il canestro. Ho lasciato libero e bravo Kenneth, il tiro doveva prenderlo solo perché non c'era stato una buona rotazione difensiva, solo il secondo ferro. Si va dall'altra parte, da Bernelli, si muove Lorenz, l'Odio blocca, di Garri, sa che può solo giocare in un'altra maniera. Baldassare dal lato debole, buon taglio, un po' addormentato il Doia in questa occasione, e Baldassare la mette dalla linea di tiro libero. 16-22, risultato altissimo. Garri, Doia in post basso, si allontana, vuole giocare uno contro uno contro Baldassare. Garri a Ibekovic in fondo con un tiro difficilissimo, maleducatissima quella di Mirza, però si ritrova a fare i conti con un giocatore con il piede. Fallo di Viglianisi su un Lorenz che è andato a 200 all'ora,
canestro fatto di là e volo subito dalla palla. Latina aspetta veramente 1-2 al massimo per attaccare con decisione il ferro. Due tiri liberi per Lorenz. Il primo. Cambio obbligato per Viglianisi. Per un colpo molto probabilmente sul palo. E Federico Buffo. Giovane che avevamo visto nelle prime giornate del campionato tanti minuti per tanti infortuni nel contorno. E che rivediamo in campo con piacere, una delle linee giovani del direttore del campionato nazionale di Under 18. Gergati, contatto, nel fischio, Garri contro Allodi. Concetto dalla media distanza, bravo Luca, servito ottimamente da Lorenzo, però Carson è già di là. Fabi tripla, sbaglia, Doia rimbalzo, spinge lui. Mercati, di dentro, Garri, deve prenderlo quel tiro, senza tentare il passaggio, non ci ha creduto subito, l'ha sbagliato, va a passare il rimbalzo difensivo. Lungo, ci sono circa 5 secondi di differenza tra i 24 secondi di relazione. 9 secondi qualcosa per imbastire qualcosa. Di Begovic, Buffo subito più cambio, vuole un terminale offensivo. Vediamo se si prende un pick and roll e poi attacco con decisione, va fino in fondo, tiro difficile, entra e esce. Giancati, lancia una preghiera, errore. 24 Latina, 20 Tortona, un primo tempo divertente per quanto riguarda, diciamo che si è messo già a posto le statistiche dopo il quarto. Dall'altra parte Casson 3, Baldassarre 2, Fabi 3, Cucci 2 e 2 la prima. Si ricomincia Bertone, Spizzichini, Garri, Ndoye e Gercati per Tortona. Carson, il numero 9 Cassese, Garri si trova per la mano, Allodi, Tavernelli e Baldassarre. Spizzichini attacca con decisione, poi si ferma perché Allodi fa una buona difesa. Ndoye, quanto lontano, 7-6, Spizzichini invitato alla tripla, mettete questa. Ndoye, Pizzichini dalla lunga distanza, 23 Tortora, 24 Latini, Baldassarre, Allodi, Fabio di Cassese, in allontanamento Baldassarre, 1 contro 1 contro Ndoye, bello il taglio dietro di Caso, Garri disatteso, si continuano a passare la palla, il taglio dietro, danno ragione a Latina, Garri, Pizzichini, Bertone, si passa dietro, c'è tanto, vuole andare su un posto diverso, libero, cercati da due, mette dentro. A media distanza Bertone non se l'ha sentita con Allodi che non dava buona idea per la difesa e Gergati risolve un po' la situazione, sempre tagli sotto, difesa di Bertone arretrato sul taglio di Cassese. Tagli per dietro, Tortona non riesce a difendere sui tagli dietro. E prima Carson, adesso Cassese, con Eduardo a disposizione. Non è una bella cosa per la difesa di Tortona, una cosa che il coach Ramondino deve mettere a posto. Va al tiro libero, 3 punti per Cassese. Garri post passo contro Allodi, taglio di tagli, giocati c'era il tempo ma non c'è nulla. Bertone da 3, piedi a posto, corta, molto ribagnate per il giocatore tortonese. Tavernelli, post passo per Caso, ma il rispetto notevole, infatti l'attacco con decisione, calcio di sinistro, sbaglia, Allodi,
Rapin con un Luca Carli che si mette la fossa del tagliafuori prima di andare a rimbalzo. Pizzichini, cambio su cambio, per loro non cambia niente. Bertoni seguito a Cassese, Gioia si spazza con una finta, il primo a sapere che non andava dentro, va a rimbalzo però Baldassar arpiona il pallone, Fernetti, Carlson, Allodi, Baldassar, Inca, forse passi, Fernetti, tira, Allodi, bravi, 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 dato debole non c'è aiuto, Carri i piedi leggermente in ritardo. E Allodi ne mette due, quattro consecutivi, Bertone, Gergati, cambi su cambi, arresto e tiro, corto, Garri tocca ma non controlla, Allodi più nel pallone, Tavernelli, Gergati, Mica passa dietro, Tavernelli ringrazia, ne mette due, obbligato il time out, Tortona che va 25-26. Latina che dice ciao ciao e va a 35 con 9 punti in un amen dopo che Latina era scappato nel primo quarto e dove sta scappando adesso nel secondo. Allunga la difesa Cassese su Spizzichini, ma diciamo che è Carson quello che deve prendere su Spizzichini. Cambi, Gergati, resto tiro, fallo di Baldassare sulla sparata ma è una mancina di Lorenzo. Due tiri liberi per Gergati. Tocca il primo. 5 su 9 dal campo di squadra quest'oggi, anche se Lorenzo ma il secondo 26, Tortona si sblocca di nuovo, Tavernelli va fino in fondo, invitato ad andare e alla fine Lorenzo Gergati commette fallo per un tentativo di difesa a cacciare la palla. Tavernelli va dentro dall'altra parte dove Tortona fa il 6 su 10, Latina 4 su 4, 2 su 2 di Tavernelli e anche dei tiri liberi, 93% in campionato, perciò diciamo che non è sempre una buona idea mandarlo in sulla linea di tiro libero. Gergati, fallo di Cassese sul tentativo di uscire da un blocco, l'Orpiona, fallo, secondo di squadra per Latina, primo personale per Cassese. Spizzichini sulla rimessa sul fondo di Deca, Gergati esce con tempi giusti, Alibegovic, ferro su ferro, niente, Cucci in rimbalzo difensivo per Cassar, Cassese, si difende forte, Tavernelli una prateria davanti, il canestro solo con l'interlocutore e dove non c'è una buona situazione difensiva c'è anche un rimbalzo offensivo. Passa di Carson, finta, poi attacca con la mano forse sbagliata, solleva il piede perno prima di aver palleggiato. Coach Gramezzi chiede equità di qua e di là. Pizzichini, Viglianisi rientrato dopo il colpo al naso, Alibegovic, spazio ma non attacca subito, Viglianisi si vuole giocare sotto con i cambi difensivi, non c'è la possibilità, deve attaccare lui, si finta, niente, Ibegovic in extremis, 5-4, tripla e sbaglia, Viglianisi in rimbalzo offensivo che tocca per Lideca e poi palla persa, rimessa laterale, troppa fretta forse di Lideca di liberarsi il pallone. Tanti cambi difensivi che Latina può permettersi perché ha una squadra lunga con Cucci, Baldassarre e Carson che possono cambiare uno con l'altro e non cambia niente con l'ingresso di Fabi. Aspettiamoci qualcosa di più del migliore realizzatore di Latina con 3 punti solo a suo attivo ma con tanti nelle mani.
Carson, Tavernelli, mandato a sinistra, prende spazio, passi, piroetta, però non ha trovato nessuno di passare la palla e a quel punto si ricade senza il passaggio. Buona difesa di Tortona, 37, due punti solo messi a segno dopo il time out chiamato a coach Ramondino. Giannisi, Di Begovic dovrebbe ricevere, non riesce a eccolo un po' in ritardo con il buon aiuto di Carson che chiude la strada in area. Di Begovic tiene dietro un po' tutti, tiro dalla media, prende indietro, bravo Mirza, 7 punti realizzati a Mirza quest'oggi, miglior realizzatore per quanto riguarda Tortona. Cucci, Fabi, Cucci di nuovo, Cassese, passa dietro Gergati, arresto e tiro di Cassese, Ferro, Pizzichini, Gergati, contatto, non fischiato, Di Deca potrebbe ricevere col basso, eccolo qua, 1-2, gancetto di destra, posizione ottimale e Tortona correndo si avvicina e Coach Gramenzi sferma subito l'ardore di Tortona. Si alza forte Lugo Leoni dalla palla, si rimette Baldassarre, Fabi, Cucci, Lorenz e Tavernelli per Latina, l'idea che bisogna cercare Spizzichini e Alibego, il quartetto piccolo con Spizzichini falso 4. Cucci blocco per Giocati, passa dietro, passo, Cucci prova per giocare, Fabi si carica virtualmente per Cucci, ecco il mismatch che l'hanno trovato, Cucci attacca con decisione e da mezzo metro gli deve qualche centimetro e qualche e molti più chili e Cucci ne mette 2, 3-9, 3-0. Di Begovic, Giannisi, spazio, tiro forse preso un po' lento, non è in ritmo come potrebbe dirsi, sbaglio, Ferro, rimbalzo di loro, scarico fuori, Cucci, Baldassarre, Tavernelli della tripla, bello solo solo, si va dentro, si va fuori e Coach Gramenzi ha ragione, 5-0 dall'uscita del time out, 42-30, scommette sui tiri aperti per Di Viglianesi Latina, da spazio anche a Spizzichini, le due triple non fanno male e questo qui è un tiro che deve prendersi e quest'oggi Spizzichini viaggia 3 su 4 a 3 punti e tiene a galla Tortona, diciamo che fa anche il lavoro di Blizzard. Lorenz, Rinciola, Di Deca mette il toccaccione, Cucci ancora rimbalzo, fallo di Viglianesi. Si è spostato sull'appoggio di Cucci di Deca, però poi in una posizione per andare in balzo offensivo e Cucci, ce lo ricordiamo, sempre molto aggressivo nelle partite giocate 3 stagioni fa ormai, quelle di Tortona. Liberi, sbaglia il primo, 85% nelle 9 partite giocate con Latina quest'anno, sbaglia anche il secondo, Lideca sposta con un braccio Baldassarre, con l'altro appena il pallone saltando la gazzetta, Gergati triplo in transizione, errore, si accende subito la staffetta di Latina, con passo Cucci contro Gergati, da fastidio e si va a cercare una grana, Cucci voleva qualcosa che non c'è, Pizzichini, direi un pallone sotto l'idea. Gastone si blocca, 2 punti, primi 2 della partita, però Tortona è meno 7, Baldassarre col passo contro Pizzichini, taglio di Fabi, bravissima lettura della cosa, la palla esce, tocca l'idea, ma Latina aveva costruito un altro tiro semplice per andare a canestro. Di Begovic, Di Deca, arriva Baldassarre, Di Deca salva con qualche apprensione, c'è ancora molto tempo, tripla di Begovic, sbaglia, forse questa qui si poteva giocare meglio perché c'erano ancora 10 secondi a disposizione. Baldassarre tranquillo sopra la metà campo, Fabi, Cucci,
Lassare vorrebbe la palla in post basso dove ha centimetri. Pucci, lasciata la tripla e la mette. Forse il peggior tiratore da tre punti sicuramente di Latina, però questa qui libero con tanto spazio, la messa di Deca, Vergati, manca Baldassarre in angolo per Spizzichini, Bertone, spazio, non se lo sente di attaccare con un tiro, allora va con un tocchetto, sbaglia, di Deca tocca ma non controlla, Lorenz attacca Bertone, fino in fondo, e Baldassarre. Dopo due o tre tuffi e un po' di ciapa ciapa, Pizzichini tripla, una messa e tante, sbaglia di Deca, non contatto, non fallo, ha perso la palla prima Pizzichini, molta confusione, mi sembra un blocco fermo e solo un fallo offensivo con un blocco fermo completamente, però l'arbitro ha una visuale vicina, era a 6 metri dal blocco di Rideca. Tavernelli si schianta con Rideca, fermo, e Tortona perde un'altra occasione. 45-35, dopo che per 5 azioni consecutive c'è stato un po' di spettacolo negativo, nel senso tanti errori, tante palle perse e poca pallacanestro concreta, fallo di Didier che si va a giocare dall'altra parte, Donus per Tortona, Lorenz va a passare finte poi va via, Andaiolo insegue, Tavernelli tocca per doppie uscite, Fabi, Lorenz tripla, piglia posto e il fondo della retina. Lorenz 3 su 3 dalla lunga distanza. Alibegovic, arresto, tiro concesso al gomito, sbaglia Fabi, rimbalzo difensivo, palla sotto per Pucci, questo è un fallo offensivo, si libera un po' troppo, un po' troppo energico l'uso delle braccia, secondo fallo, cambio all'Odi campo. Quello che fa veramente impressione alla velocità di Latina nel ribaltare l'azione da difensiva a offensiva e con tre palleggi o due passaggi si è subito in posizione di colpo da concludere a canestro. Pizzichini, blocca Andoia, va via, blocca Rideca, passa dietro Baldassarre, concesso il tiro, Bertone libero, l'hanno visto, Andoia tripla con la di lontano, messo a posto. 48-48, Totti Gramenzi, la rende la maglietta, vuol disegnare, rigioca Tortona con un quintetto con 4 Andoia e 5 Rideca, però adesso bisogna cercare di difendere per non andare ulteriormente in svantaggio in questo quarto. Lorenz, gioco lungo, si muoverà sicuramente un pick and roll negli ultimi 8 secondi di gioco, 8-10 secondi, ecco qua, Fabi che finta, angolo, Tavernelli attacca, Lorenz tripla, studiato bene, fallo di Viganigi. Tre tiri liberi, brava Latina, ha eseguito. Va il primo, Lorenz, 77% del campionato, però quest'oggi ne segna già 15, 16, 17 con questi. E arriva al 18, Cassese per sprecare un fallo perché Latino non è ancora in bonus per fermare l'eventuale azione di Tortona. Bertone, Lalo va fino in fondo, si spazza e la mette. Tortona meno 11 con un quarto da 26 a 20. A risentirsi tutti tra 15 minuti circa.
facile in questa maniera. Cassese 3, Venerdì 9, Lodi 4, 7 di Mucci, Energia in campo e 5 di Carlson, oltre ai 18 di Lorenz. Si riprende Lorenz, Cassese, Carlson, Cucci e Fabi per Latina, Bertoni, Lideca, il Doia che è leggermente in ritardo, Cucci segna con un gancetto di destra, Alibegovic, Spizzichini per Tortona, Doia, Lotta, Cassese, cambi, Lideca, tanto spazio, non prende il tiro dalla lunga distanza, Bertone, arresto, tiro, lunetta, corto, rimbalzo di Fabi, Lorenz, Cassese, passo di Cucci, fuori, palla passata a Miro, palla fuori, possesso di buon passaggio, ma è dall'altra parte, la maglia nera, il maglione nero, ma un po' non gioca con la tira. Spizzichini, blocco, Lideca, blocco per Alibegovic, seguito da Fabi, blocco, si preoccupa più di sbracciare che di concludere con energia, sbaglia, Cassese, Lorenz, Cucci, Fabi, Cassese, post basso per Carlson, niente, si gioca da Lorenz, la palla non si è fermata e continua a girare, impazzita, Tortona in difficoltà, però adesso scadevano anche 24, Cucci, tripla, andò, Lideca lontanissimo, sbaglia, posizione difensiva buona per Latina, tap out di Carlson, Cassese, Lorenz in angolo libero, si gioca per Carlson con vantaggio contro Libegovic, scarico fuori per Fabi, non ci prende il tiro, 3-2-1, Lorenz alla fine era cattura un fallo. E appena sentito il fischio raccoglie il pallone e tira, secondo fallo, e perciò porta due tiri liberi. Bravo Lorenz, ha raccolto al fischio il pallone per andare al tiro, averne due, ma il primo. E anche il secondo, 20 punti personali quest'oggi già per Lorenz. Bertone, Libegovic, Doia, di nuovo Bertone, cambiano, forse interrompe presto giù, Libegovic si perde tempo per uscire, ecco la fine, Fabi commette un fallo, però è molto di Libegovic il merito perché si è riuscito a far tamponare. Non si trova spazio, da fuori Lideca viene lasciato completamente libero di gestire il pallone, però in post basso, non, dove sarebbe la sua posizione naturale, non riesce a ricevere un pallone. Bertone, Doia, centro area, veramente bene, batte sul tempo calcio con la mano sinistra, 42-55, Lorenz, Cucci, Fabi, lasciato libero a tirare da tre punti, ringrazia Fabi, se si passa dietro di quel blocco lì, Fabi ringrazia e la mette, 58-42 più 16, Bertone, Doia, vuole caricare, si va a mettere in un brutto brutta situazione, Spizzichini, attacca Cassese, Cassese difende benissimo, Lideca, lì non è molto positivo per l'attacco di Tortona, però è un semplice passatore, Fabi vuol forzare un blocco, commette fallo, secondo in pochi, in 40 secondi per Fabi. Lideca, Doia, Cassese, trattiene, terzo fallo di squadra, secondo di Cassese, sul secondo fallo. Difesa fisica, fa sentire il corpo ai giocatori di Tortona, qualche volta non paga, qualche volta non paga, in questo momento ha ragione Latina a giocare in questa maniera. Bertone, finta, attacca, Lideca non si muove dopo il blocco, però Bertone vede il gol dal gomito, ne mette due, ringrazia il cielo, forse è un po' presto per ringraziare in alto, bisogna mettersi sulle proprie capacità. 44-58, taglio dietro, canestro, brava Latina, gioca bene, gioca con i tempi giusti, Fabi è un playmaker aggiunto di 2 metri,
e tanta difficoltà perché difende sui giocatori più piccoli e ha vantaggi. Pizzichini, Messese passa dietro, invitato a tirare, Libega, pallone difficilissimo, ottima la difesa di Latina. Lorenz, Fabi, tripla. Anche Fabi, 3 su 4 dalle bombe. E se un ragazzo tira al 40% dei tiri liberi, Tortona va a meno 19 in un amen. Qualche Muduno, Bertone, va fino in fondo. Una delle rare occasioni di non comunicazione. Ma se Tortona non torna velocemente in difesa o alza il ritmo della radio in difesa, Latina a gioco facile, bello, semplice, taglio dietro, Bertone in ritardo, secondo taglio dietro consecutivo. Ringrazia Lorenz come ha fatto in precedenza. Spizzichini, Videca, blocco. Lo spazio per Videca è lì dentro, oh, forse gli è andata, però lì non è troppo pericoloso. Doia, nessuno. Pizzichini, 3-2-1, deve prendersi una tripla che non vuole prendersi. Ferro, e poi però il pallone lo recupera Libegovic. Pizzichini, Libegovic, tripla, sbaglia, Carso rimbalzo. Poche idee, un po' confuse anche, mentre per Latina è semplice. Si può andare in transizione oppure si può andare a rimbalzo dopo un errore in transizione. Tortona, diciamo che... Nulla è cambiato, stessi quintetti. Difesa forte su Libegovic da parte di Cassese. Attacca. Lideka, passaggio di Libegovic. Siamo andati a cercare finalmente sotto e dall'altra parte Carson era già sotto canestro dopo due secondi da canestro subito. Bisogna correre dietro prima che complimentarsi col compagno. Errore del controllo di Carson, forse un pallone troppo lungo di Lorenz. Recupera Tortona. Bertone tiene dietro. Doia, tripla. Sbaglia, rimbalzo offensivo di Spizzichini, ma Cucci è molto più alto. Ecco che parte la staffetta, si corre di più. Fabi, Cucci. Fabi Cucci, ci sembra giocare pallavolo. Fabi attacca, scarica fuori per Lorenz. Passo per Lorenz, fuori per Fabi. Emergenza, uno libero, l'ha trovato. Doia, rimbalzo, si va dall'altra parte, Lorenz rallenta. La produzione di Doia, Bertone triplo in transizione in ritmo, sbaglia, Doia rimbalzo offensivo, Doia la mette, tanti centimetri più di un Lorenz che si era copiato in Doia per rallentare la transizione. Doia, Claudio è riuscito ad andare a bene a rimbalzo offensivo e ne mette due, 50-67. Cassese, Fabi per liberarsi, dentro per Carson, due, non si parla di Begovic in Doia. Due che vanno via sul taglio, lasciano solo Carson, ne mette due ringraziando il compagno per l'assist, Libegovic. Arresto, tiro da due, bravo. Lorenz. Carson, tripla, sbaglia, Doia è rimasto lì a vedere, d'altronde non si può correre come dei pazzi. Dobbiamo magari migliorare sul rientro. Bertone, Videca. Contatto, niente fallo, due, Lideka vicino al canestro, fa molto più male che Lideka a 6 metri dal canestro lo vedessero bloccare, magari piano piano ricostruendo con qualche tiro da vicino e qualche difesa migliore si può cercare di rimettere in condizioni Tortona di recuperare qualcosina. Parziale di 14-18, Latina che continua a contare. Tira 45 volte Latina mettendo il segno 27. Tortona tira 48 volte dal campo, ne mette segno 21. 20 rimbalzi Latina, 20 rimbalzi Tortona, 7 offensivi, 21 rimbalzi difensivi e 9 offensivi per Latina, per un totale di 30. Si riprende. Cassese, Allodi, Baldassarre, Fabi e Carson per Latina. Garri in campo al posto di Videca per Tortona. Fabi, tanto tempo con la palla in mano, blocca Lodi,
taglio dietro, Carson 2, bello il passaggio a terra, giochi a 2, mani buone, Siri che passa, Chiedi che li riceve, in fondo della retina, 7-1 Latina, 5-4 Tortona. Garry molto la palla in mano, rallenta, spinge forte all'Odi, un passaggio sul taglio che deve andare a Centovara che non c'è stato. Luca Garry che sembra un po' spento, non aggressivo come si dovrebbe sulla parte offensiva. Tortona perde palla, Cassese, Fabi, Carson che va, alla fine vediamo se va dall'altra parte, niente Fabi, Carson, post basso per Allodi, si libera per ricevere, Allodi uno contro uno, tocca Carson, recupera Fabi, corri Gaston, Libegovic, Edwan, Bertone rallenta, non si sa perché, però poi Libegovic riaccelera dopo il possesso e va fino in fondo, Edwan, terzo fallo di Fabi. Cambio playmaking, Gergati per Spizzichini, terzo fallo per Fabi, Lorenz va sul cubo del cambio, Fabi, Lorenz penso che sia obbligatorio, no, Carson. Cassese, Gergati, piccolo tentativo di raddoppio e Latina va subito in sovrannumero, si recupera però Latina rallenta, Lorenz ad assare in post basso contro Andoia, 1-2 fallo di Claudio, vuole saccare il pallone però aveva capito molto probabilmente che poteva commettere anche un fallo non essendo ancora Tortona nel bonus, secondo fallo di squadra. Due falli commessi, però 20 punti subiti in questo quarto per Tortona. Allodi, Cassese, Fabi dentro per Baldassar, fallo di Indoia. Questi tagli lontani dalla palla per andare a ricevere le posizioni, Tortona è sempre in ritardo. Secondo fallo di Claudio, nulla di che, ancora 14 secondi per Latina e rimessa al fondo. Bertone ruba palla a Lorenz sul passaggio e va in contropiede, alziamo la difesa, potrebbe essere una bella idea. 5-9, 7-1 Tortona che rimette un pochettino le cose a posto, si alza forte Lugo, Leoni Leoni qui dal palo oltre Po, Cassese contro Gergati, passa dietro, vorrebbe uno scarico, Fabi in emergenza, 3-2-1, resto tiro 3 punti, airball per il miglior realizzatore di Latina, Tortona che qualche cosina in più in difesa, ultime due azioni con palla rubata di Bertone, questo tiro in emergenza di Fabi, danno un briciolo di speranza a Tortona, Doria avrebbe il pallone per tirare subito, Bertone, attacca, si spazio, Libegovic, tiro, quello che fa bene Latina dal debole per cercare di ricevere la palla, Cassese, terzo personale su Libegovic che si è tranquillizzato dopo il time out, e un paio di palloni dati dentro, un paio di conclusioni fatte con più ritmo e alla fine già 13 punti personali quest'oggi, porta Tortona a meno 10. Fabi va a raddoppiare, va a raddoppiare di là per Cassese, supera la palla con un passaggio a Baldassarre, casino, Cassese scarico per Fabi, tripla, piedi a posto, sbaglia, rimbalzo per Garry e si scaviglia forse Baldassarre, no a Lodi. Gli arbitri fermano, direi che potrebbero intervenire i sanitari, qualcuno almeno che dia un po' di conforto, se tiene la caviglia, passato il tempo minimo.
già pronto Cucci sul cubo del cambio a Lodi, però io il ghiaccio non lo spruzzerei sul licenbismo dove c'è il parquet che si gioca, ma lo spruzzerei in panchina dove non c'è nessuno che ci mette i piedi sopra. Un po' più calciatore in questo momento, e se al campo Lodi sostenuto da compagni, al suo posto Cucci, dall'altra parte Ndoya abbastanza provato fisicamente dal livello intenso della partita, viene sostituito da Viglianisi, finto 4, e Tortona sperando che non paghi questa situazione dove centimetri ne rende un po' tutti, è più veloce però centimetri ne rende tutti. Giorgati, Bertone, blocco con Garri, passa dietro, questo tiro dalla lunetta, Bertone la mette, passa dietro due volte, Tortona da un meno 21 a un meno 8, non sembra neanche la stessa partita, però è cambiata l'intensità difensiva. Cassese, attacca, poi fuori, Lorenz, tripla, piedi per terra, il pubblico sospira perché sbaglia, crampi per Lorenz, rimbalzo offensivo, fallo di Viglianisi, Baldassare fuori lì, fuori equilibrio. Pierone scrampi, vediamo un colpaccio che è duro come il ferro, lo vediamo da qua in alto. È un quarto fallo di Viglianisi. Rientra Carso. Tortona paga i centimetri in questo caso. Baldassare, Viglianisi, centimetri e chili. Baldassare posizione migliore, raccoglie anche due tiri liberi. Va il primo. 68% in campionato, vediamo questa sera dove la Tina viaggia 11 su 13, e mettendo questa viaggia 12 su 14, percentuali altissime per Latino, 17 su 31 da 2, 9 17 da 2, sono sempre tanta roba. Giorgati, Bertone, difende bene Cassese, poi alla fine passa dietro, si trova Viglianisi, tripla, il ritmo, sbaglia, rimbalzo di Baldassarre, finisce il tempo. Buona la soluzione tentata da Tortona, 4 di Baldassarre, 11 di Carson, 4 di Allodi, 9 di Tavernelli, 24 di Lorenz, 6 in questo quarto, e 32 rimbalzi di squadra complessivi, di cui 10 offensivi. Si ricomincia, Viglianisi, Giorgati, Garri, Spizzichini e Bertone, quintetto piccolo per Tortona. Carson, Fabi, Baldassarre, Cucci e Cassese per Latina. Viglianisi, Bertone, si passa dietro la prima volta, dopo si attacca di più. Tizzichini va ad attaccare con la mano sinistra, buon blocco centrale di Garri, Tizzichini va fino in fondo, ne mette due. Cassese, Tortona deve alzare il ritmo e alzare la difesa, però poi dopo non deve andare sotto numero quando si va a giocare sul campo. Viglianisi, fallo offensivo di Carson, trattiene Viglianisi. È stato fischiato un fallo in attacco, allora 5 a Carson, sul terzo fallo personale per Carson, taglio dal lato debole, vantaggio per Viglianisi, Carson, fallo. Giorgati, Bertone, Garri blocca, passa dietro, Bertone tripla, Tatac che esce, non entusiasmante quest'oggi da lunga distanza di Bertone, 0 su 5. Baldassarre, poi passo per Cucci contro Garri, Fabi aspetta il tagli, Baldassarre finta, tripla, presa, sbaglia,
poco ritmo forse. Garri rimbalza, Bertone arriva al Luca, blocca e si muove dall'altra parte. Cambi per Latina, sbaglia poco, tutti quei piedi dentro l'area con la palla in post basso. Pizzichini si ritrova un po' in difficoltà e alla fine commette passi. Latina è un bel esempio per avere tutti i giocatori dentro l'area quando un giocatore va in post basso, erano tutti i piedi dentro l'area e si ha difficoltà poi a uscire fuori. Raddoppio, si cerca Spizzichini, Baldassare, Flemeki, Cucci, Fabi, Cassese a dare ordine e giocare l'azione offensiva. Carson uno contro uno, difende forte, bella una mano in sottomano, bello Carson. 6-5, Bertone, rotazione, va fino in fondo, bel canestro di Bertone. Forse fatti anche nel primo quarto avrebbero dato qualche vantaggio di Bertone. Fabi, spazio, Bertone niente, cambio difensivo non c'è stato, ringrazia Fabi. Disattenzione difensiva di Tortona e Latina pronta a punire, specialmente dalla lunga distanza. 7-8, 6-7, Gergati, nessuno che si muove, vogliono uno contro uno contro Baldassarre, mandato a destra perché non è la sua mano, tripla, Lorenzo e la mette, rimane in area Baldassarre. Gergati si spazia, riceve un po' pallone e la mette. 7-0, 7-8, uno contro uno di Fabi contro Bertone. Bravo Fabi, Chini esperienza e altezza, un po' tutto per arrivare bene a canestro. Arriva già a 14 punti personali. Garri, Gergati, palla un po' troppo ferma, 1-2, gancetto, no, scarico brutto, palla fuori a Spizzichini, era la cosa migliore, si è cercato un angolo impossibile forse. Un Luca Garri un po' fuori condizione. Baldassarre, Fabi che riceve, Gergati vicino, Baldassarre in vantaggio con Spizzichini, attacca, 1-2, gancetto di sinistro, ecco qua, subito la lettura del vantaggio che può aver Latina e punisce. 8-2, 7-0. Gergati va a raccogliere qualcosa, Baldassarre fallo, mandato a sinistra, mandato a destra, attacca con decisione, ce ne do un contatto. Cambio di Giannisi Indoia, deve alzare il quintetto. Quattro giocatori latini sopra i due metri e Tortona deve anche supportare anche i rimbalzi sia offensivi che difensivi. Va il primo di Lorenzo, e va anche il secondo. Gergati che tira 87% in campionato e quest'oggi ha un 3 su 3 se non sbaglio, no, un 3 su 4. Cucci, Cassese, Carson contro Spizzichini, vantaggio, spazio per Fabi, Bertone sulla linea di passaggio, Spizzichini in transizione, attacca, sì, mano sinistra, mette 2, 7-4, 8-2, Bertone che recupera un pallone importantissimo sulla linea di passaggio. Cassese, Cucci, Cassese, Fabi, dentro, questa volta con Baldassarre c'è Doia, un po' più difficile, infatti è corto il passo, uno contro uno. Gergati, vorrebbe la palla Garri, via. Gioca contro Cucci, Doia, tripla non tentata. Si butta, perde il pallone subito, voleva un fischio, non c'è stato, palla 2, freccia dalla parte di Latina. Bravo Carson a scivolare sul primo passo. Difficoltà nel costruire l'azione rapidamente per Tortona, si muove bene la difesa di Latina.
7-4, 8-2 a favore di Latina. Cassese, Fabi, Cassese, Fabi, 1-4-1, lascia sul posto, attacco con decisione. Un fischio. Fallo Spizzichini. E Fabi trova due tiri liberi. Visto un po' strano, visto dal nostro angolazione, visto da quello dell'arbitro, molto in mente, ha ragione lui, Fabi mette il primo. 86% in campionato, quello che è il miglior realizzatore per Latina. 2 su 2, 16 punti realizzati quest'oggi. Pizzichini, Giorgati finta, Libegovic. Doia, Spizzichini, palla lunga per Garri, appoggia, un contatto fisico, palla per Tortona dopo il tocco di Cucci. Lideca, Garri, e riappare in campo Lorenz dopo il problema di crampi per Baldassarre. Gestione del pallone forse migliore con Lorenz in campo, che si può prendere anche gli ultimi secondi dell'azione per come tiro. Begovic contro Cassese, che sta difendendo fortissimo tutta la partita. Fallo, terzo di squadra. Cassese interrompe l'azione offensiva. Pizzichini. Begovic, resto tiro dal gomito, canestro. Molto più tranquillo, non va fino in fondo, si prende i tiri che gli concede la difesa e Alibegovic arriva a 16 punti personali in partita. Carson, Cassese, backdoor, tocca Spizzichini però. Fallo di Spizzichini. Due fischi che non convincono molto la panchina di Tortona. Che danno una piccola mano a Latina. Non che ne abbia bisogno Latina, perché ha facilità di giocare quest'oggi. 84 punti, sbaglia il primo intanto Cassese. Sono tanta roba. Però gli ultimi due fischi non soddisfano molto la panchina di Tortona. Cassese, secondo tiro libero. Sbaglia, Lideca, Pizzichini. Fallo per fermare l'azione offensiva. Lorenz molto intelligentemente rallenta Tortona. Fuori Cassese, dietro Baldassarre. Non fa venuto Tavernelli più da tutto il secondo, terzo, quarto, quarto. Sconocchini, Alibegovic per ricevere. Buona la chiusura di angolo di passaggio. Da lì non si va da molte parti. Andoia, Lideca. Buon passaggio di Andoia. E da vicino Tortona ne mette due. 7-8, 8-4. Carson ne ha 13 e 8 rimbalzi. 9 per Tavernelli, 4 all'Odi, 3 per Sassese. Si ricomincia, Baldassarre, Cucci, Lorenz, Fabi e Carson per Latina. Bertone, Doi, Lideca, Giorgati e... Fallo, non fischio,
fallo voleva commetterlo prima, non c'è stato il fischio, e come in precedenza sono stati fatti i fischi in ritardo, qui forse poteva essere anticipato per fare fallo sulla ricezione prima che tirasse. 8-6, 8-9, 11 per Cucci. 0-2 tiri liberi precedenti. E questo qui però lo mette, riporta più 9 Latina, sempre in conduzione di gioco, è partita. Bertone blocca l'Ideca, Bertone deve decidere, l'Ideca scarico, e darle movimento non è una bellissima idea, mi sembra, con un giocatore di questa mole. Cucci, lontano Lorenz Fabi, con calma giochiamo. Voglio un vantaggio, Cucci, tripla, prima la messa, questa la sbaglia, ribaltone, rimbalzo offensivo, un mismatch centro Bertone, attacca, perde quasi il pallone, scarica per Alibegovic, questo tiro deve prenderlo, e lo mette! 8-1, 8-7! 19 Messia da Alibegovic, con la seconda tripla della partita, Fabi, Lorenz, Cucci, Baldassarre, Fabi in passo contro Bertone, vantaggio, si gira, tiro difficile, sbaglia, rimbalzo di Lideca che fa, si fa uno spazio enorme, quando intercetta Carson, Lideca rimette a cosa a posto, due alto, Bertone, Carson taglia il blocco, Alibegovic, Lideca, Alibegovic, costruisce contro Cucci, tripla, Cucci gliela consente e la mette uguale a quella di prima, e Tortona improvvisamente con due triple consecutive e a meno 3 da una Latina che ha un po' le debite confuse. Carson, Bertone, fallo offensivo, coach Cramenzi chiama le idee, entra Spizzichini, quando Tortona era in pieno ritmo di recupero, vediamo cosa possiamo combinare. Spizzichini, gioco di giro, anche un canestro vicino per riportarci a meno 1 sarebbe una cosa gradita. Bertone, Pizzichini, Lideca, blocca, attacca Pizzichini, poi si ferma, palla persa da Spizzichini. Rimessa dal fondo per Latina. Latina ringrazia, dopo che il Tortone era un momento di grazia, palla persa che dà un po' di fiato a Latina. Lorenz, taglio di Fabi, Libegovic lo tiene sotto, poi si spazia, è quello che voleva, era lui quello, un fallo. Sarebbe stato un fallo a Libegovic, il suo terzo fallo. Primo arbitro ha incominciato a fischiare con più decisione, Fabi ne raccoglie due dalla linea di tiro libero, possibilità di arrivare a 18 con questi tiri liberi. Sbaglia il primo, giocatore da 86% in campionato dalla linea di tiro libero. Va il secondo, più 4, non basta un tiro da 3 punti per Tortona per portarsi in parità. Doia finta, si allarga, cambi difensivi. Pizzichini sui cambi si ritrovano accompagnati, Lideca da lì non è pericoloso, Alibegovic va fino in fondo, poi scarica un pallone a Lideca che velocemente la mette dentro. Meno 2 Tortona. Lorenz, Cucci, fallo di Lideca, bonus e due tiri liberi per Lorenz. Fallo di Lideca
e dopo i problemi in crampi che è venuto fuori per alcuni minuti, va di nuovo sulla riga di tiro libero. Sette in partita fino a questo momento. Lorenz, dopo un rimbalzo sul ferro, i degli danno ragione, portando 89 Latina, 86 Tortone, e dentro anche il secondo. 9 su 9 da linea di tiro libero, 4 su 7 da 2, 3 su 4 da 3 pallone, 6 4 rimbalzi, tanta roba. Tortone in virata, resto, tiro, rotazione, due punti, Tortone sempre meno due, quando manca un minuto al termine della partita. Lorenz, Cucci, Fabi, passa dietro, Fabi tira, un po' di scena, non c'è, Pizzichini, palla persa. Cucci gioca con calma, gioca col tempo Latina, e dalla sua parte il vantaggio. 7-6, ecco, su un'azione d'attacco. Fabi in angolo per Lorenz. Fabi tripla, fondo la retina. Grande azione, time out, no. Pensavo un time out, invece no, si gioca ancora. Tortone, blocco. Come quello di prima, triplo di Ndoia, sbaglia cortissima, palla Latina. Tortona può ancora giocare, deve decidere se fa fallo immediato, alzare la difesa. Alzare la difesa, fallo immediato. Due palle perse di Spizzichini, è entrato dopo il cambio dato a Gergati, quando Tortona era in pieno recupero. Sembrano condannare Tortona all'ennesima sconfitta in casa, ennesima perché Tortona vince due volte, se non sbaglio, in nove partite, in quello del palo oltre poco, quello che doveva essere casa questa stagione, si è dimostrato un po' meno, perché Tortona riesce a gestire forse meglio le partite in trasferta. Latina si conferma una squadra con tanti punti, tanta qualità tra i giocatori. Fabi arriva a 22 in questa serata, palla quasi persa, Tortona non costruisce più di tanto, Bertone attacca, va fino in fondo, nessuno lo tocca perché il tempo deve finire, Lorenz chiude con la palla in mano. Latina 95, Tortona 90, si chiude con Spizzichini 15 punti, di Deca 13, Alibegoci 22, Doia 16, 12, scusa, Bertone 16, 8 di Gergati, 2 di Garri. Per Latina 12 di Cucci, 22 di Fabi, 6 di Baldassarre, 26 di Lorenz, 13 di Carson, 4 dell'Odi, 9 di Tavernelli.